Grazie molte, Ministro. Forse potrei a questo punto passare la parola a Vito, no? Che così gestisce tutta la discussione e prende la linea tenendola fino alla fine della partita, come si diceva una volta. Grazie Stefano, grazie a tutti di essere venuti. I convegni di solito vengono aperti con un ringraziamento. Il ringraziamento va innanzitutto al ministro Dadone che ci ha dato una notizia molto importante: non farà riforme sistemiche. E questo è cosa buona e giusta, perché non c'è ministro della funzione pubblica che negli ultimi anni non si sia voluto distinguere per delle epocali modifiche che poi, insomma, non è che abbiano sortito con i dovuti distinguo, sempre degli ottimi effetti. Concordo pienamente con quello che lei ha detto. È arrivato il momento di applicarle le norme. C'è bisogno di stabilità normativa. Ne parlavamo col presidente Patroni Griffi. Le carriere non privatizzate sono rette ancora oggi dal DPR 3 del 57, che regge molto bene. Regge molto bene. Adesso non vorrei dire che se fossimo fermi al DPR 3 del 57 la situazione sarebbe stata migliore, però insomma questi grandi mutamenti normativi, qui bisogna un po' concentrarsi forse sull'etica dei comportamenti, sull'essere umano più che sulle norme. In Italia invece si pensa che con le procedure si possano fare delle cose straordinariamente intelligenti. Probabilmente era anche il momento di codificare. Vedo molti militari presenti, i militari hanno avuto una codificazione nel 2010, sono passati da 4.000 fonti a 2, da 4.000 a 2, il codice dell'ordinamento militare, il testo unico. Prima un generale o un direttore generale della difesa, prima di firmare, doveva fare visto, 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 6 pagine di visto per un rigo di dispositivo. Oggi basta vederne uno. Ecco, questo probabilmente è quello che bisognerebbe portare avanti, una semplificazione normativa. Visto che ho citato i militari, ringrazio le autorità civili, militari e anche quelle ecclesiastiche. Oggi ci onora della sua presenza Don Francesco Pesce, che è incaricato pastorale sociale del lavoro della diocesi di Roma, che interviene anche in rappresentanza del vescovo Gianrico Ruzza. Tra l'altro mi diceva Don Francesco poco fa che anche la Chiesa ha i suoi contenziosi e anche lavoristici, perché ogni microordinamento ha i suoi contenziosi. Anzi, qualche anno fa io dedicai proprio uno studio alla Chiesa in giudizio, perché anche la Chiesa ha cause per distanze, violazioni di distanze, campane, immissioni acustiche, come sa il presidente Lupo, ha questioni legate a eredità. E anche, però questo è un filone, tengo a precisare, in via di estinzione, visto che parliamo di diritto del lavoro, di perpetuo in nero. Ecco, le perpetue in nero hanno originato qualche contenzioso lavoristico, però è un filone che è destinato a scemare. Ringrazio poi Stefano Battini per l'introduzione che ha voluto fare. Stefano è uno studioso di rango, ha studiato anche il diritto del lavoro pubblico e ha toccato, tra l'altro, più di altri con mano, insieme con Giovanni Tria, che alla mia sinistra, cosa significa gestire l'amministrazione. Perché vedete, col martelletto in mano, tra l'altro l'ho portato realmente per cadenzare i tempi dei relatori, è una prassi che di solito seguo. I giudici non hanno martelli di solito, questo nei film americani si vede. Noi lo utilizziamo qui per temporizzare gli interventi. Saranno di 15 minuti, poi con un garbato colpo di martello toglieremo la parola. Ecco, dicevo, hanno toccato con mano sia il professor Tria che il professor Battini cosa significa gestire la cosa pubblica, cioè gestire una scuola. Questo è un piccolo ministero che fa gare, contratti, relazioni sindacali, accesso agli atti, ha contenziosi, fa procedimenti disciplinari, come ben sappiamo, anche di recente, e gestire la cosa pubblica è molto molto difficile. Ringrazio poi gli avvocati, tanti che sono intervenuti, senza i cui spunti la giurisprudenza lavoristica che i diversi relatori illustreranno non progredisce, non avanza. I vostri libelli sono basilari per anche mutamenti interpretativi della giurisprudenza. E ringrazio poi i colleghi giudici ordinari che sono venuti e soprattutto i colleghi della Corte dei Conti che sono accorsi numerosi. Vedete, la Corte dei Conti, l'ho scritto anche nella premessa al mio volume,
è la magistratura che forse più di altre conosce il pubblico impiego, perché noi l'analizziamo tramite le sezioni controllo, analizziamo la fisiologia dell'azione pubblica e preveniamo anche molti errori. È un ruolo fondamentale, oltre a quello consultivo che a sua volta previene, orienta, evita sbagli. Le procure, che vedo anche qui rappresentate, perseguono non solo il fannullone ma tanti altri filoni di cui il procuratore Avoli probabilmente parlerà poc'anzi, perché lui è il motore mobile, non immobile, dell'azione persecutoria, tra virgolette, nei confronti del pubblico dipendente. E poi noi in sezione, io sono in sezione giurisdizionale, giudichiamo il pubblico dipendente. Quindi noi vediamo la fisiologia e la patologia del pubblico impiego, quindi non è un caso che abbia curato con Maria Gentile e Luca Busico questo volume che a tutto tondo analizza la cosa pubblica, cioè la pubblica amministrazione, nella fisiologia e nella patologia. Vi presento un po' i relatori, io spenderò qualche parola per qualcuno di loro. Sono appartenenti, come evoca anche il titolo del nostro convegno, varie categorie che si sono interessate e si interessano del pubblico impiego. Chi lo giudica, innanzitutto? Noi abbiamo qui rappresentate tre magistrature, che se ci pensate bene sono le tre magistrature che giudicano il pubblico impiego. Il Consiglio di Stato, rappresentato dal Presidente Patroni Griffi, è innanzitutto ancora oggi il giudice delle carriere non privatizzate, ma soprattutto anche per quelle privatizzate, ancora oggi si interessa della fase a monte, quella concorsuale, che è pubblicistica e quindi GA. Abbiamo poi il giudice ordinario, i giudici ordinari, rappresentato in questa sede dal collega Di Cerbo, presidente della sezione lavoro, e quella che giudica dalla firma del contratto fino all'estrema unzione, la pensione. Ecco, tante cose giudica, fino alla buona uscita, ma ecco, drammatizziamo, insomma non vorrei che la Chiesa, ecco, non ha clienti qui al momento, ecco. Abbiamo poi un terzo giudice, la Corte dei Conti, che si interessa della fase a valle, la pensione, fin quando esisterà questo istituto. Ministro, mi raccomando, ecco, su questo teniamo, oddio, lo bloccate con una certa frequenza, poi il giudice amoroso manterrà il doveroso riservo. Qui abbiamo diversi pensionati, poi è anche brutto il termine, pensionati d'oro, ma quali d'oro? Al limite argento dorato, ecco, perché qui c'è poco da arricchirsi con le pensioni pubbliche, diciamo, diversi titolari di pensioni argentate sono un po' in fermento, perché? Perché è stata rimessa la consulta, la nota questione del blocco delle pensioni dei ricchi, ecco, vedremo tra qualche mese o anno cosa dirà la consulta. Presidente Moroso non vi darà alcuna anticipazione, lo ha già detto. Abbiamo poi l'Avvocatura dello Stato, che difende la pubblica, o tenta di difendere la pubblica amministrazione, sovente indifendibile, perché se ci sono errori di gravità tale non è che basta una terna di avvocati dello Stato e la causa si vince se, ecco, ce ne sono i presupposti. Quindi abbiamo l'Avvocatura dello Stato, ma soprattutto abbiamo tanti dirigenti qui rappresentati dalla dottoressa Sabrina Bono, che è in presidenza del Consiglio, che gestiscono il pubblico impiego. Pubblico impiego che è come un corpo umano, ha il cervello, e quindi il ministro Dadone, il governo, il Parlamento sono coloro i quali danno gli impulsi, il cervello di questo omone di ascarelliana memoria che è la pubblica amministrazione. Abbiamo poi la dirigenza, ecco, rappresentata qui dalla dottoressa Bone e da tanti di voi presenti, sono la muscolatura, la struttura ossea, direi anche l'impianto nervoso che gestisce la cosa pubblica. E poi ci siamo noi magistrati, noi interveniamo, rimanendo nel parallelismo medico, noi interveniamo non sulla fisiologia ma sulla patologia del pubblico impiego. Non voglio sottrarre altro tempo ai relatori perché hanno tutti tempi serratissimi.